Ciao a tutti e benvenuti nel nuovo video. Questo video andava fatto il 26 gennaio, siamo al 25 luglio. Non ho fatto 7 mesi precisi, sono stata molto brava. E sono le 100 domande che io avevo, cioè con le quali avevo iniziato il mio canale e alle quali avevo risposto anche l'anno successivo, più le domande che mi avevate fatto voi per il raggiungimento dei 600 follower, mi sembra. E leggerò prima le vostre e poi le altre, cercando di rispondere in modo abbastanza breve, perché comunque non posso delle volte essere un video di 50 minuti. Allora, domande da parte vostra. Ti piacerebbe cambiare colore di capelli? È una domanda che io ritengo molto divertente, perché li ho appena fatti, ma poi in generale a me piace molto cambiare colore di capelli. A me quello che non piace è poi rendere il capello poco sano, quindi per ora penso che rimarrò un po' più fedele a questo colore, perché comunque mi piace, mi dicono tutti che mi sta molto bene, che mi fa un po' più grande anche, e il che non mi dispiace, perché ho un viso molto piccolice da bambina. Più che altro per farli crescere, infatti li sto curando molto e tutto quanto. Quindi per ora nei miei piani, penso da qua al 2025, non c'è di cambiare colore, però magari un po' di balayage o qualcosa del genere quando saranno più lunghi. Chi lo sa. Ci porterai on the road con te anche in una città vicina? Mi dispiace, non l'ho fatto. Quando sono andata a Milano non l'ho portato con me, semplicemente perché avevo deciso di dare priorità a TikTok. Mi dispiace, anche se sarebbe stato un pochino difficile farlo da sola effettivamente, perché soprattutto per dove sono stata, cioè nei mercatini, queste cose qua, o da Primark, cioè secondo me non aveva molto senso fare un vlog a riguardo. Infatti su TikTok avevo fatto semplicemente delle foto, mi sembra. Come preceduto l'università, ne ho parlato nel video precedente, mancano 4 esami, 2 teorici, 2 di tirocinio, mi manca il secondo tirocinio. L'obiettivo è laurearsi a maggio, tempo proprio massimo stimato luglio. Cosa ti piace di più e cosa non ti piace? Penso della mia università. Cosa mi piace di più è il lavoro che mi porterà a fare. Io amo l'assistenza sociale, io amo difendere i diritti delle persone, soprattutto quelle in difficoltà. Proprio un lavoro che sento appartenermi molto. Cosa non mi piace è gli stipendi, mi dispiace dirlo, ma gli assistenti sociali vengono pagati pochissimo rispetto ad altri professionisti che svolgono delle funzioni meno, diciamo, con meno responsabilità, ecco, perché comunque noi abbiamo a che fare con le vite delle persone tanto quanto banalmente un infermiere, cioè nel senso non dico che un infermiere debba guadagnare meno di noi, ma che al contrario dovremmo guadagnare in maniera uguale, invece non è proprio così. E proprio partendo dalla mia, cioè se parlo invece della mia università, quello che non mi piace è il fatto che il tirocinio non sia garantito dall'università, a meno che tu non abbia delle condizioni come la mia di invalidità, perché in altri casi devi fondamentalmente cercarti tu il tirocinio con delle regole che sono assolutamente fuori dal mondo, tipo non puoi cercarlo nel comune di Genova o nell'ASL 1, no, 2, 3, 4, nel comune di Genova solo nel terzo settore, e poi chi ha le raccomandazioni va sempre avanti, ma questo succede sempre nella vita, però in questo caso si vede assolutamente. Io avevo trovato tirocinio da sola in tribunale di minorenni, ero fuggita, ve ne avevo parlato, perché c'era un pressing, non so se si possa dire così, da parte della mia tutor che era bestiale. Questo qui in comune me l'ha trovato l'università, proprio perché ho una disabilità al 100%, altrimenti io starei ancora qua a cercare un tirocinio probabilmente. Hai dei progetti lavorativi legati ai tuoi studi? Ma basterebbe lavorare, nel senso che mi piacciono quasi tutti gli ambiti. L'unico ambito in cui non vorrei tanto lavorare è quello degli anziani, che lo reputo poco stimolante. Magari tipo inizio carriera proprio lavorare con gli anziani e anche un pochino con i disabili. Cioè, allora, il disabile tipo, beh, io ovviamente ho una disabilità, ma non intellettiva, ecco, però un bambino autistico sì, per esempio un bambino autistico con disabilità intellettiva sì. Ma la persona, diciamo, cioè che ha veramente un coseguente interattivo paraventi, nel senso che è proprio malata, con la quale non puoi avere una conversazione sensata, ecco, non lo so se riuscirei ad affrontarlo. L'anziano sì, è solo che lo trovo un po' stimolante,
ma il disabile in quelle condizioni non lo so. E il mio sogno sarebbe lavorare con i pazienti psichiatrici perché io stessa lo sono e quindi io stessa penso che potrei capirli meglio di tutti, o in carcere. Il carcere mi piace da matti, bellissimo. Poi, ci spieghi la differenza tra bipolarismo e schizofrenia? Allora, questa non me la ricordavo. In realtà non posso spiegarvela perché non sono una psichiatra e perché non conosco il DSM a memoria. Il bipolarismo è una forma di psicosi nella quale si alternano fasi maniacali o ipomaniacali, fasi depressive. La schizofrenia è una forma di psicosi caratterizzata da allucinazioni, dispercezioni. Ora ho fatto l'esame di psichiatria nel 2020. Vabbè, comunque io vi dico che non c'è un paragone da fare. Ecco, l'unica cosa che possono avere in comune è il fatto che siano una psicosi, quindi è possibile che tipo nello stato super maniacale una persona abbia delle allucinazioni. Io ne sono a conoscenza per mia esperienza personale, però se volete sapere a riguardo del bipolarismo e della schizofrenia, cercateli separatamente perché secondo me, a parte il fatto di essere delle psicosi in comune, magari hanno qualcos'altro, perché non sono un'esperta, però non credo che sia, come dire, il bipolarismo di solo borderline, che invece hanno molti punti in comune. Poi, credi nella felicità e la identifichi con il piacere? Rispondo no. Non credo nella felicità, perché io penso che sarò costantemente infelice nella mia vita. Perché non mi sentirò mai all'altezza di quello che faccio e quindi contemporaneamente non la identifico con il piacere. Se potessi tornare indietro nel tempo in un'epoca, sceglieresti di... Ah, in che epoca sceglieresti di atterrare? Perché anni 90, non troppo... Cioè vorrei essere tipo nata nell'85, quindi aver vissuto gli anni, i fine anni 90, inizio anni 2000 come una teenager. Piacerebbe molto. Ora forse sarei un pochino boomer, però fa niente, mi piacerebbe molto. Poi anche i vestiti e i concerti, la musica, una figata. Poi, quelle canzoni che suscita più emozioni e o ricordi sono tantissime. Io leggo moltissimo la musica e i miei ricordi. La mia canzone preferita in assoluto è Little Things di Lily Allen, che mi evoca dei ricordi specifici, ma comunque ci sono molte canzoni che mi fanno ricordare delle particolari situazioni. Quali sono gli aspetti più tossici e negativi di questa società secondo te? Ma io non saprei neanche da dove iniziare. Ora nel video precedente avevo parlato di come si approcciava la gente al mio profilo TikTok, quindi io potrei dire omofobia, razzismo, grassofobia, privilegio della bellezza, poi la creazione di un ideale di bellezza irraggiungibile. Ci sono tantissimi aspetti. Io penso che nella società sia più facile forse individuare le cose non tossiche all'interno di essa. Qual è il tuo cartone preferito animato da bambina? Non era malissimo, a tutorial di stupendo. Come si manifesta il telipomania? Allora, questa domanda mi è stata fatta probabilmente quando io ancora ero classificata come bipolare di tipo 2, quindi con fasi ipomaniacali. Io ora sono classificata bipolare di tipo 1, con fasi quindi maniacali, punto e basta. Allora, c'è sempre una forma di sfogo barra dipendenza, che possono essere l'autolesionismo, che ora se vedete in realtà non è presente, i miei polsi sono praticamente puliti, shopping compulsivo attualmente, alcol, caricata la batteria, dicevo, quindi questi tipi di situazioni, megalomania, sono tutto io, ma io sono anche una narcisista, quindi bisogna vedere un attimo dov'è il limite di una cosa e dell'altra. Riduzione del sonno, riduzione dell'appetito e riduzione dei istinti di non autoconservazione, che però si traducono in maggiore possibilità di questi atti perché si perde un po' il concetto di pericolosità, per cui io sono invincibile, sono fantastico e si rischia di fare delle cose che possono poi compromettere la vita.
Per il resto io, cioè, non, ripeto come ho fatto un po' col discorso della schizofrenia, non sono un manuale, quindi io non so cosa mi succede perché sono maniacale, perché sono chiara, perché sono border, perché sono arrabbiata, perché è una brutta giornata, perché invece è una giornata stupenda. Quindi io vi ho detto queste caratteristiche che più o meno penso che siano quelle, se devo abbassare un po', quelle relative al disturbo, però come ogni persona ovviamente ha sé, ma in generale vi basta cercare i criteri del DSM che sono comunque scritti in maniera secondo me molto chiara, sia nel caso del bipolarismo sia nel caso della schizofrenia. Ok, ora sono terminati le domande che mi avevate fatto voi e spero di aver risposto in maniera esauriente e ho detto che mi sarei trattenuta poco e vabbè, vedete che non succede mai così, vabbè. Allora, nome Chiara, anni, ne faccio 24 tra 20 giorni. Città, vivo sempre a Genova, fratello ne ho sempre uno di 13 anni. Le mie passioni sono la musica, il cinema, e, i viaggi e il cucinare dolci. Il mio soprannome è Moma, ovviamente. Credi nella vita dopo la morte? Speriamo di no. Ti consideri felice? No. Serie TV preferita rimane sempre Fleabag. Quale serie stai guardando attualmente? Allora, sto guardando The Originals, sono alla seconda stagione di The Originals. A me hai guidato ubriaco? Sì, ed io non ho la patente. Ti sei mai sentito inutile? Non devo nemmeno rispondere credo a questa domanda. Cosa odi di te? Allora, io non posso dire di odiarmi perché io fondamentalmente non mi sono fatta niente, nel senso che non ho, io non credo di avere un brutto carattere, io non credo di essere una brutta persona. Le cose che odio di me sono più che altro relative magari al fisico, che non mi piacciono tipo le gambe, la pancia, però cioè quello non è odiare, quello è avere una visione del proprio corpo negativa. Ci sono delle cose di me che cambierei assolutamente, non mi ritengo perfetta, ma odiare. Ci sono persone che secondo me meritano di odiarsi più profondamente e non lo fanno, quindi mi reputo legittimata a non farlo neanche io. Ti dà fastidio se ti toccano i capelli? Sì, da matti, però solo quando sono puliti, se sono sporchi non me ne frega niente. Perché non te li devo lavare? Cioè, a me dà un fastidio perché poi li devo lavare e mi scoccia, però in generale non si devono toccare. Ah, di che cosa hai più paura in assoluto? Io la volta scorsa mi sono scritta alcune delle risposte che avevo dato, avevo detto abbandono. La mia paura più grande in realtà è deludere me stessa al momento. Deludere me stessa nel senso di non riuscire a laurearmi, non riuscire a trovarmi un lavoro, non riuscire a sopravvivere questi anni dove tutti mi dicono vai avanti perché poi quando arrivi verso i 30-35 ti rendi conto che la vita ti piacerà un po' di più e io non voglio deludere né me stessa né tutte le persone che stanno cercando di darmi una mano, quindi l'abbandono ovviamente non è che è una cosa che basta, l'ho dimenticata, però al momento mi verrebbe, se non avessi letto abbandono avrei risposto comunque così. Che lavoro vorresti fare? Avevo detto tecnico della reintegrazione e reinserimento sociale o direttrice di carcere. Oddio, non mi ricordo questa cosa. Direttrice di carcere sarebbe una figata. Però banalmente assistente sociale va bene. Sei credente? Nì, nel senso che non ho una religione, ma credo in qualcosa di più grande sopra di noi che monitora e controlla in qualche modo gli avvenimenti, perché non ci credo che alcune cose succedano così, per caso. Ogni quanto vai dal parrucchiere? Allora dipende, tipo adesso ci sono andata boh, una settimana fa. E andrò, farò delle maschere colorate, quindi per un po' cercherò di non andare. Poi andrò magari fra 2 o 3 mesi per fare il ritocco e fra 6 mesi per rifare la tinta completa. Quindi tendenzialmente diciamo ogni 3 mesi più o meno. E poi peggior difetto io avevo scritto emotiva, ti avevo detto emotiva, più che emotiva io direi al contrario poco empatica, ecco. Miglior pregio avevo scritto educata e sono convinta di
di ciò, educata e analitica e per molti aspetti, non lo so, questo modo, per molti aspetti razionale. Poi, cosa più costosa che ti sei comprata? Scusate, mi aveva chiamato mia madre perché mio fratello non risponde al telefono. Dinamiche di famiglia. Quindi eravamo rimaste, cosa più costosa che ti sei comprata? C'è scritto extension e continuano a essere l'extension. Assolutamente. Poi, se potessi cambiare una parte del tuo corpo, quale sarebbe? Allora, io posso dire tutto tranne il viso? Però se un giorno mi dicessero guarda ti faccio un'operazione magica per cui ti faccio dimagrire una determinata parte del corpo, direi le cosce, perché mi creano un sacco di disagio, quindi cosce. Fai sport? No, non al momento, ma a settembre sì. Ho comprato il necessario, ho chiesto giù da me per fare il certificato medico introduttivo, no scusate, quello di qualità, certificato medico sportivo. E perché mi iscrivo a nuoto. Nuoto perché mi sembra lo sport più gestibile e insomma sono più propensa a farlo. E l'ho fatto per anni da bimba, quando avevo dai 6 agli 8 anni e non mi piaceva, però magari adesso invece col focus che devo dimagrire, devo fare sport anche per stare bene con me stessa, ce la faremo. Social preferito, io mi tocca sempre dire TikTok perché comunque è quello su cui io mi diverto, trovo i ranking da fare, eccetera, però è pesante come social, cioè io mi rendo conto che a volte quando pubblico certe cose mi vengono fatti degli attacchi che io direi, ma cioè, mi viene da dire più che altro, ma perché la gente non si fa i cazzi suoi, vabbè. Cibo preferito pizza, niente da dire. Quando è stata l'ultima volta che hai pianto? Ieri sera per un commento di TikTok. Film preferito, io qua avevo scritto Grease, in realtà non lo so se è proprio il mio film preferito, perché mi piace sicuramente di più Mamma Mia. Non lo so, forse Mamma Mia, ma non sono sicura neanche di quello, forse non ho un film preferito. Ho tanti film preferiti, ma non ne ho uno in particolare. Sei superstizioso? Nì, più no che sì. Credi in te stessa? Ma perché no, in realtà? Forse avevo risposto di no nelle cose precedenti. Io non ho problemi nel credere in me stessa. Non credo nella mia capacità di poter resistere a delle situazioni esterne che mi fanno stare così tanto male da voler preferire la morte. Credi negli altri, dipende chi sono gli altri, nel senso che io sono convinta che le persone cambino. Ora io non so se è una cosa che ho sviluppato quest'anno o se ho sempre detto così, ma le persone possono cambiare e anche le peggiori di tutte, anche i serial killer possono cambiare, quindi sì, credo nel potenziale degli altri. Bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, mezzo vuoto. Cantante preferito, quello che odio di più. Allora, le mie cantanti preferite sono Selena Gomez e Lily Allen. Quelle che odio di più non le ho in realtà, perché cioè, ho 24 anni, ognuno ascolta quello che vuole. Ecco, quelli che mi piacciono di meno sono quelli della trap italiana, ma perché hanno un modo di porsi nei confronti anche delle donne brutto, non mi piacciono, però non saprei dirvi neanche un nome probabilmente. Sei premurosa? No. Sei zodiacale ascendente, leone ascendente e sagittario. Se vincessi la lotteria cosa faresti con quei soldi? Viaggerei sicuramente. Preferisci cani o gatti? Mi piacciono entrambi, ma gatti tutta la vita. Dove ti vedi tra 5 anni? 5 anni, spero laureata e quindi a lavorare da qualche parte, ecco. E fumi? No, mi hai fumato. Bevi, qua avevo scritto non posso e qua mi viene da ridere perché ora vado a Serbo, quindi sì, bevo. Vabbè, adesso no, tipo, adesso è cosa mi hai detto, non bevo. Però sì, molto in alcuni momenti. Quale posto vorresti visitare al mondo? Il Giappone. Vino o birra? Non mi piacciono nessuno dei due in realtà. Birra proprio mi fa schifo, il vino, però. Se devo proprio scegliere che mi dicono devi berne uno dei due per forza vino. E dove vorresti vivere? Genova. Io sto benissimo qua. Pizza preferita? Pizza preferita? Allora, o Wurstel patatine, molto classica, o quella con la mortadella e pistacchio. Buonissime.
cioè io se ci sono, a meno che non esistano alternative un po' più particolari, le prendo. Mare o montagna? Entrambi, mi piace sia stare al mare che montagna, forse sarà che Genova ha il mare, quindi se dovessi tipo scegliere una vacanza, probabilmente non sceglierei di andare al mare perché comunque qua ci posso andare quando voglio, infatti vado appunto in montagna e vado, sono andata a Parigi e Budapest, che sono delle città, quindi che non hanno diciamo la parte della balneazione, ecco. Estate, inverno, estate, mille volte. A me fa ridere perché in queste cose non ho scritto che cosa avevo deciso, quindi magari io tipo un anno fa avevo detto no, inverno tutta la vita e poi invece quest'anno è estate. Ma sì, si cresce e si matura. Dove compreresti una seconda casa? Una seconda casa allora a Parigi. Sì. Dolce, salato, dolce. Libro che più ti ha segnato nella vita. Veronica decide di morire. Amore, amicizia. Amore, cosa ne pensi delle relazioni a distanza? Io ne ho avuta una per anni e ha funzionato, sta funzionando, non si sa se funzionerà per sempre, ma come tutte le cose. Quale emoji usi di più e perché? Allora, non ve lo saprei dire, uso tantissime, tantissime emoji per tantissimi, tantissimi motivi. E hai messo in discussione la tua sessualità? Sì, molto spesso, e sono arrivata al punto in cui infatti non uso etichette per definirla, essendo che è una cosa così cioè un volubile che cambia nel tempo, che io preferisco dire chi sono, cosa cerco e cosa posso fare. Cosa ti piace di più del tuo corpo? Questa è una cosa che mi piace molto e che probabilmente non ho mai detto. Vorresti vedere il tuo futuro? No. Cosa ti piace fare più in appuntamento? Mangiare, mi spiace. Cosa hai studiato e cosa studi? Qua ho scritto che mi sarei iscritta a sociologia e criminologia, probabilmente perché avevo appena lasciato psicologia. Io ho studiato appunto, vabbè, liceo linguistico, poi ho fatto un anno di servizio sociale, poi ho fatto 2 anni di psicologia e poi sono tornata a servizio sociale. Sei fidanzata quanto tempo? Sì, 6 anni e mezzo. Animali, sempre 2 tartarughe e 2 gattini, una femmina e un maschio. Acqua gassata naturale, naturale. Bevanda alcolica preferita, vodka. Ti interessa di politica molto, ti piacciono i fiori molto. Diventeresti mai vegetariana qualche giorno? Ogni tanto mangio delle cose vegetariane, ma non credo che ce la potrei fare. Penna nero blu è indifferente, ma quella nera mi piace di più. Ti sposerai? Non lo so. Avrei dei figli? Credo di no. Ultimo libro letto? Non leggo, quindi non me lo ricordo proprio. Ti piace fare shopping da matti? Mangi troppo cioccolato? Non direi. Lingua preferita? Francese. L'uomo è fondamentalmente buono, cattivo, cattivo. Messaggio, telefonata, messaggio. Porti gli occhiali? Sì, ma in realtà ho meno 0,50 e meno 0,25, motivo per cui riesco a leggere senza. Colore naturale, biondo cenere. Alta o bassa? Sono 1,70 m, quindi direi alta. Porti collane o altri gioielli, vi ho bigiotteria. Normalmente porto la collana col mio nome e porto degli orecchini più carini di questi, ma ora andando al mare ho sempre paura di perderli. E porto sia gioielli veri, quindi oro, argento, eccetera, che bigiotteria senza problemi. Colore preferito, rosa. Vorresti cambiare nome? No. Numero di scarpe 39. Ultima cosa bevuta è stata il limone zero. A che ora ti sei svegliato stamattina? 1:30 di notte. Cosa facevi la notte scorsa a mezzanotte? Dormivo, per fortuna, quell'ora è ancora dormito. Salute o denaro? Avrei detto sempre denaro, ma adesso da qualche anno salute. Tatuaggi, ho scritto che ne avevi un programma, non è vero. Piercing, no. Bacio, abbracci. Abbracci, forse, ma nessuno dei due. Ma innamorata al primo appuntamento? Sì, secondo me è Martina. Che stagione sei? Primavera? Ma non so se intendeva dire tipo stagione così o stagione armocromatica, perché stagione armocromatica sono una summer soft, non so se potessi dire. Perché mamma l'ho spiegato un sacco di volte, perché seguivo Lucy Hale, che si faceva chiamare Mama Hale, e poi da lì è scaturito tutta una cosa da me 15 anni, per cui poi ho deciso di farmi chiamare Moma. Scusate, sono stanca, non ho voglia di spiegarlo.
canzone preferita, Little Sphinx di Lily Allen. Ti piace cucinare molto? Qual è il dolce che ti viene meglio? Io ho fatto adesso una cheesecake pazzesca, ma direi la crostata. Cosa vorresti fare di più nella vita? Viaggiare. Qual lavoro avrebbe fatto il tuo cuore e il tuo cervello? Il mio cuore avrebbe voluto fare la psichiatra o la cantante, il mio cervello l'assistente sociale, sì. Ha i capelli liscio ricci mossi, come si chiama il tuo ragazzo? Mirko, ketchup, maionese, maionese. E cosa vorresti dire ai tuoi seguaci dopo tutto questo tempo? Grazie.